Good afternoon, it's David Berry Green from DBG Italia. It's Friday, 12th of July, 2019. It's a beautiful afternoon. It's about 32 degrees. The bee eaters, the guccioni, they're flying about. It's, as you can see, it's a wonderful, wonderful day in Piemonte, and more precisely, we're in Roero, the region north of Alba, and I've come to the village of Santa Stefano Roero, and here, high up, is Alberto Oggero. Ciao Alberto. Ciao. Ciao. Siamo in alto qui. Benvenuti, no? In alto e benvenuti a Santo Stefano Roero. Quanti metri siamo in altezza qui? Qui siamo appena sotto ai 300 metri ed è una delle colline più alte del Roero. Qui siamo i paesi comuni di Santo Stefano. Comune Santo Stefano Roero. Sì. Okay. E siamo nel Cru le Anime ed è la vigna Anime. Sì. Anime. Soul. Anime. È Soul. Il nome del Cru. Okay. Ed è il primo Cru confinante col Cru di Canale dell'altro comune, che è Santissima Trinità. Ok. Quindi qui è il primo Cru del comune di Santo Stefano Roero. And so here we are, we're in Santo Stefano, we're behind Canale, è vicinissimo, sì, sì. Canale. Sì, sì. So this is the first vineyard, the first Cru, first vigna of Santo Stefano, si chiama Anime, it's called Anime, e qui siamo di vigna molto vecchia, vite molto vecchie, no? Sì, questa è una vigna... How old? Piantato 80 anni fa? No, 80 anni? No. Sì, anche di più, i primi ceppi... Older than 80 years old, these vines qui. I primi ceppi sono stati piantati negli anni 20, nel 1920. Okay. Planted in 1920s. E poi è difficile dare una datazione certa su vigne molto vecchie, perché sì, comunque non si piantava la vigna tutta nello stesso sì anno. E la media va dal 1920-1922 al okay 1940. Ok, so between 1920 and 1924. Ma scusa Alberto, ma Roero... nel confronto del Langhe. Cosa, allora, due domande, two questions. La differenza essenzialmente tra Roero e Langhe, e seconda cosa, qui siamo nella Santa Stefano, qui siamo di Anime, c'è Nebbiolo, ma si pensa di bianchi, di Anès nel Roero. Come mai che ci sono tutti questi Nebbiolo? Allora, prima domanda, la differenza tra Roero e Langhe. La differenza tra Roero e Langhe è macroscopica, è macroscopica anche se non si vede, perché è nel suolo, una differenza okay geologica ed è una differenza di età del terreno. Ok, so it's a question of the geological age of the two terreni, yeah? E quando le Langhe erano già terre emerse, in Roero c'era ancora il mare, quindi 5 milioni di anni fa qui c'era ancora okay il mare. So Roero was underwater, under the sea for much longer, so it's a younger soil, quindi vuol dire che ci sono più fossili. Ci sì sono molti fossili e so la composizione del terreno è molto più leggera, più rispetto soft, più sì delicato. Molto più sabbiosa rispetto okay alle argille che ci sono in Langhe. Quindi argilla, in Langhe you got more argilla, più mana, più vecchia, no? Terreno più anche eroded, much more già lavorate del tempo, no? Sì. Invece qui siamo ancora sulla spiaggia, più o meno. Sì, sì. We're qui still on the beach. Ma e quindi anche nei vini si sente questa differenza, secondo te? Sicuramente, sicuramente. So, in the wines you feel this difference, sì. Sì. Chi fa vino in Roero, secondo me il primo concetto che deve tenere a mente è la composizione del terreno. Okay. È più importante del vitigno. So whoever makes wines in the Roero has got to think about the geology. Quindi nel passato forse Roero nel senso Nebbiolo ha fatto vini più meno territoriali, molto, diciamo. Molto meno. E adesso cos'è il segreto adesso? To make a great Roero, senza dare tutti i segreti. No, no, io li do volentieri i segreti. O i vigna, forse la vigna. Il segreto è quello di pensare dove cresce la pianta prima di iniziare a fare vino. Okay. Non bisogna pensare a quale vino vuoi fare, so, okay, ma dove è cresciuta la pianta che ti fa fare quel okay vino. You need to respect the place where the grapes, the vine is grown, rather than thinking about what kind of wine you want to make. Questo invece è molto importante. Sì, instead of being led by the market, you need to be driven by the vineyard, no? Led by the vineyard. Prima vigneto e poi mercato, non mercato e poi vigneto. Certo, non si possono fare dei Nebbioli... E come mai? Allora, l'altra domanda. Secondo me Nebbiolo, la cantina Alberto Oggero, Santo Stefano Roero, è famoso per Nebbiolo, piuttosto che... bianchi, vero? Sì, si fa anche l'Arnaise e ovviamente. So they make Arnaise. The first was 800 bottles, 900 bottles of Alberto's was Arnaise, diciamo. Yeah, yeah.
Ho iniziato con... No. Meglio in italiano. Ho iniziato con l'arnese nel 2010 e poi con Roero nel 2011. Ok. Però sul 2010 is when he 9 or 10, 9 10 9 qualche 9. Bottiglia per so gioco. 2009 was when he kicked off with a few hundred bottles of Arnese. E poi Nebbiolo da 11. Dal 2011 io from 2011 was Nebbiolo sì. For Roero. E adesso sulla so out of 4 hectares siamo 90% Nebbiolo. No, siamo sul 60-65% Nebbiolo, okay. E 40-45% okay. 40-35% so 60% is Nebbiolo, 40% is Arnese ancora. Sì. La differenza è che col Nebbiolo si riesce a lavorare sul vigneto più vecchio, invece okay. L'Arnese è un vino che è okay. Diventato di moda negli anni 90, quindi gli impianti di Arnese sono gli impianti più giovani. Okay. Quindi si trova anche nel Roero, si trova questi i vigneti anche con una certa età. Certo, soprattutto sul Nebbiolo. So Nebbiolo, obviously, they're lucky in Roero because they've got some old vineyards, whereas Arnese is more recent. Si parla degli anni 90, so the vineyards tend to be much younger. E quindi c'è un po' un gioco di così. Allora spiega un po', guardiamo perché quella bellissima belvedere qua. Cosa vediamo qui, Alberto? What are we looking at from here? Qui vediamo le pendenze. Ovviamente c'è anime, che tu, questo è un vigneto che va per fare il Roero, no? Il riserva, sì. Il riserva. E poi c'è l'altro, your other vineyard is le coste. È molto vicino. Sì, which is the other hill. E dove lì si fa il Roero classico? Si fa il Roero classico, ok, sì. So that's le coste, this is anime, e si vede che ci sono, è molto ripido, che vuol dire, it's very steep, che vuol dire che ci sono abbastanza sabbia. Sì, è molto ripido anche perché il terreno del Roero, grazie alla sua formazione geologica, ha delle colline che a differenza delle Langhe, che sono molto più soffici e sì, dolci, ha delle pendenze agile. Molto più accentuate. Sì. E quindi... è più drammatico, diciamo. Sì, sì. Sì, sì. La maturazione del Nebbiolo grazie a questa pendenza è ottimale perché anche i filari che sono molto stretti, come si vede in questa vigna, che sono filari piantati con un sesto di impianto molto ravvicinato, non c'è problema di ombreggiamento un filare sull'altro perché la pendenza fa sì che i filari siano scalinati, quindi ogni fascia grappolo di ogni filare riceve la luce diretta del sole grazie alla pendenza. Questa vigna fosse in piano non ci sarebbe c'era più ombra, il sole c'è più sì. So here with the sand, because it's sand it's very steep, because it's very steep the grapes are not being shaded by the rows in front, so therefore there's lots of light into the canopy. And this means that there's optimal maturation of the fruit, no? Sì. Ti dà anche una maturazione ottimale, no? Ottimale dell'uva. Invece nella Langhe è più agile, quindi più i contori, the contours are much more gentle, there's obviously more water and there's much more shade, quindi c'è più tannicità. Sì. So Roero, soprattutto quello di Alberto Gero, quello di Santo Stefano, sono sulla finezza, sì. No? Deve esserci finezza e tanta beva, l'importante. No, è vero. Tanta beva anche se Nebbiolo. Lots of drinkability. Non we è like scontata that. La drinkability sul Nebbiolo, invece in Roero ce l'abbiamo e sì. Dobbiamo puntare a fare dei vini così, secondo me. Bene. Grande. Alberto, grazie tanto. Grazie sempre a voi. Un piacere, sempre energetico e pieno di sì, pieno di movimento e grazie. Positività. Passate bon. In Roero. Posso. Bon, grazie. Grazie Alberto. Let's finish on this beautiful view, looking down. Qui si guarda sud pieno adesso. Sì, sud. Qui è sud-ovest, sud-ovest. Sud e qualche grado più a sinistra. Sud. Guarda, sì, questo di là. Bon, ok, grande. Buona serata. Ciao.